Buongiorno ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina. Qui non ci sono padroni, non ci sono linee imposte. Questo è un canale libero, free, che non ha nessun interesse se non quello di dire quello che pensa. Poi può piacere, non può piacere, quello è un altro discorso. Io vi leggo un messaggio di uno dei ragazzi della chat degli esonerati che, visto l'avvicinarsi del compleanno dell'Inter, stamattina, poco fa, ha scritto questo, ha scritto una cosa che io condivido totalmente, poi vi dico perché vi sto leggendo questa cosa qua. Allora, eccola qua. Tra pochi giorni sarà il compleanno della beneamata. Non tutti hanno approfondito il perché sia stata creata l'FC Internazionale di Milano, la bolla costitutiva, no? Bellissima, riassume un po' dei valori che sono insiti e che vanno al di là del solo aspetto sportivo. Noi abbiamo una proprietà muta, criptica, che fa comunicati economici, ma che della nostra fratellanza se ne fotte altamente. Non c'è mai stato nella storia dell'Inter un presidente così assente, alieno, egoista in tutta la nostra nobile storia. Non rappresenta l'interismo, non rappresenterà mai l'interismo e spero che presto venga dimenticato. Ecco cosa pensa la stragrande maggioranza dell'Inter, perché ormai ci sono persone che anche davanti a questi risultati eccezionali, davanti ad un miracolo sportivo, si sono resi conto che così non si può più andare avanti. Anche perché, ragazzi, è vero, non bisogna fare caso a quello che ci dicono le altre squadre, no? Falliti, destra, sinistra. Io sono stato il primo a rispondere, sono stato uno dei primi su YouTube a rispondere a scatoletta di tonno. Poi la gente se l'è dimenticata, quello che parla della Juve, e poi ho fatto un altro video. Ma il messaggio che ad oggi il sistema, allora, innanzitutto bisogna fare un distinguo. C'è un sistema calcio marcio che tiene in piedi la Juventus e che addirittura ti dice esplicitamente che va tutelato il loro brand, una società che solo quest'anno ha due squalificati per doping e calcio scommessa. Qui e calcio scommesse. Quindi bisogna partire già da un sistema marcio, malato, che va rifondato totalmente. Io non ti dico che deve intervenire la magistratura, ma il sistema calcio italiano va rifondato totalmente. Perché questo sistema permette delle cose che in altri paesi non permettono. Poi da lì, chi lo guarda il calcio italiano senza l'Inter, la Juve, il Milan, sono sempre i soliti discorsi. Ma il messaggio, leggendo i giornali, leggendo i giornali, sentendo qualcuno, qualche leccatore di Deretano, di Zhang su YouTube, il messaggio qual è? Per andare avanti ce ne fottiamo di tutti i valori, sponsorizziamo la ludopatia e facciamo debiti su debiti. Quindi quale sarebbe il messaggio che scrivono e su cui festeggia qualche depensante? Che l'Inter va avanti solo, cioè che praticamente si può andare avanti con i debiti senza fare un investimento di un euro e addirittura sponsorizzando la ludopatia e incitando le persone a giocare in un paese dove un italiano su quattro si rovina grazie alla ludopatia. Mi dispiace, ma io mi dissocio da questo schifo. Io mi dissocio. Chi si volesse unire a questo canale lo facesse, mi scrivesse in privato: no all'incitamento alla ludopatia, no allo sponsorizzare sponsor che rappresentano la ludopatia. Chi si vuole associare a questo canale lo può fare, è gratis. No a rappresentare la ludopatia, perché io una maglia con la scritta sopra Star Casinò, col cazzo che la faccio mettere ai miei figli, se permetti. Non la compro quella maglia io, in caso. Io non penso accada però, eh. Attenzione perché all'Inter non sono stupidi, io non penso accada. Che messaggio vogliamo far passare? Si fa debiti su debiti e si sponsorizza il gioco, la ludopatia? No, 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 no. Perché se te leggi è quello che sembra. Che questa proprietà è disposta a tutto pur di galleggiare, ma davanti c'è Ottino, c'è anche gli stupidi. No,
alla ludopatia, per quelli che poi dicono: "Ehi, Giuseppe, ma te eri uno di quelli che volevi gli arabi". Allora, se a te gli arabi non ti stanno bene, non mettere più benzina, vai a lavorare a piedi, e anche per la sicurezza energetica, dove la Meloni è andata direttamente da Bin Salman, quindi anche lì troppo, metti da parte anche altre cose, magari dormi con i cartoni addosso tra un po', ma che discorsi fai? Ma poi non entriamo in questi discorsi molto spigolosi e pericolosi allo stesso tempo. Ma cioè, vogliamo mettere la Cina con l'Arabia Saudita? Ma in Toscana si dice accidente al meglio, ma te lo sai cosa fanno in Cina? In Cina? Te sai che leggi ci sono in Cina? Te lo sai quanto sono feroci i cinesi? Ma lo sai, lo sapete cosa fanno in Cina? Fortunatamente molti di voi lo sanno meglio di me cosa fanno in Cina, anche perché molti di voi ci lavorano con la Cina. Quindi di cosa stiamo ragionando? Vogliamo essere acquisiti dagli americani, che se gli pesti un piede si incazzano e magari ti scatenano le guerre, detto in senso figurato? Qual è il popolo giusto? Qual è il popolo giusto? Fammi aprire. Qual è il popolo giusto per comprare l'Inter? Qual è? Vuoi un italiano? Chi vuoi? Vuoi un giapponese? Un coreano? Chi vuoi? Cosa da pazzi? Chi vuoi? No alla ludopatia. Non esiste sponsorizzare, d'invogliare la ludopatia. Non esiste. È una roba che non va presa in considerazione. Non va presa nemmeno in considerazione. Infatti, lo sponsor è bloccato. Chi stappava lo sfumante su YouTube, diteglielo che questo sponsor per ora è bloccato. Fateglielo sapere, come fategli sapere che Optree non ha detto sì a nulla. Diteglielo a questi che stappa le bottiglie. Gente che compra iscritti perché gente fa live con 40 persone, con 20.000 iscritti. Diteglielo. Diteglielo. Cioè, io dovrei rispondere a te. Fammi capire. Io dovrei rispondere a te, leccatore di deretano di Zhang, che hai cambiato 40 versioni. Secondo te, io mi metto a rispondere a te, che ora sei diventato il difensore di Zhang, che hai 10.000 iscritti comprati. Ma parliamoci chiaro. Stai buono, per favore. Stai a cuccia, dammi retta. Che anche di calcio non ci capisci nulla. Stai fermo. Stai buono, stai buono. Fai live con 40 persone, stai fermo. Nemmeno i muri ti guardano, stai buono. Non esagerare, rimaniamo così, rimaniamo in rapporti così, di rispetto. Stai fermo, non andare oltre, fidati. Stai buono lì. Prossimo anno, che poi dall'altro c'è un articolo anche dell'avvocato Michele La Francesca, con cui abbiamo avuto anche qualche screzio, io non ho problemi, che lui dice tutto quello che diciamo noi praticamente, perché l'avvocato La Francesca ormai è diventato famoso su Twitter, lo intervistano i giornali. Cosa dice anche l'avvocato La Francesca? Cosa dice? Dice che è scattata la legge per rimpinguare il patrimonio netto 160, 100. Ma dove li trovano questi soldi? Dove? E quello voglio capire. Io voglio un progetto. A me andrebbe bene anche un progetto giovani. Io voglio vedere l'Inter tornare ad avere un progetto. A me di vivacchiare, di fare i team istantanei, non me ne frega nulla. Io voglio gente seria all'Inter, gente che possa spendere 10 euro, gente che non scappa, gente che non si nasconde. Io voglio questa gente qui all'Inter. Vincere è l'unica cosa che conta. Lo dicono alla Juventus, non lo dice la storia e i valori dell'Inter. Se per qualcuno vincere l'unica cosa che conta, in qualsiasi maniera, anche a volte non sleale, ma con qualsiasi mezzo, ti fate la Juventus, ragazzi. Avete sbagliato squadra. Lo dico alle nuove generazioni soprattutto. Partita di stasera. Genova è l'ultima squadra, non ci ha fatto vincere, se non sbaglio. Dentro Dumfries e Sanchez. Mi piace questa roba, perché sono tonici tutti e due. Sanchez, sa no, no, ragazzi, ma allora, Sanchez rispetto a Margheritoni è il calcio, parliamoci chiaro, anche se ha mezz'ora d'autonomia, perché ormai ha 35 anni anche lui, ma Sanchez è di un'altra categoria rispetto a Margheritoni. Ma di cosa ragioni? Fa anche rima, guarda. Genova è una squadra che gioca bene a calcio, c'è un giocatore che mi garba tantissimo, di cui ne parlo da inizio anno, anche questo ora è diventato un fuorilasse, lo voglio a tutti. Gudmundsson, te lo dico da ottobre, io guarda il Genoa, c'è un bel giocatore,
sicuramente molti di voi lo conoscevano, non è che lo conosceva, che lo conosceva solo Giuse 10, ma ragazzi, ma Gudmundsson è un grande giocatore. Il segreto di quella squadra è proprio lui, perché tanto sviluppo del gioco passa da lui. Genoa, una squadra gioca tre dietro, quasi a specchio, 3-5-2, costruzione dal basso, un po' come facciamo noi. Gudmundsson che viene giù, che lega tanto il gioco, e poi c'hanno le Teghi, se non sbaglio, stasera giocano loro due davanti. Attenzione, Genoa gioca bene a calcio, gioca bene a calcio, non è una passeggiata di salute. Poi è normale, noi siamo troppo più forti, però il fatto che noi siamo sempre troppo più forti di quegli altri, bisogna continuare a dimostrarlo sul campo. Ciao Inter, ci becchiamo stasera, ragazzi. No alla ludopatia e no a sponsorizzare la ludopatia.